ogni persona ha una storia sua. Io ho degli aneddoti, pensavo che il prossimo anno sai che potremmo fare nel nostro convegno annuale di presentare queste storie, perché ce ne sono alcune, io mi diverto anche a scrivere per non dimenticarle, per me, che sono incredibili. Storie di persone che ovviamente sono nel bisogno, persone che poi sono generose, che ti dicono grazie, ma persone anche che vogliono, persone a volte, possiamo dire, indisponenti, qualche volta aggressiva, spesso bugiarde, qualche volta manipolativi, ma tutti hanno una cosa in comune, sono nel bisogno. E ognuno cerca di trovare la soluzione a questo bisogno con degli atteggiamenti anche diversi. Un'altra cosa che non è di tutti, ma che ho notato, è la solitudine, sono persone sole. E per persone sole non intendo quello che è solo fisicamente, si può essere solo in una comunità, si può essere solo in una famiglia, sono persone che sono sole e che spesso vengono per fare una chiacchierata. Io ho degli aneddoti di persone che sono venuti così, per fare una chiacchierata. Tra le altre cose è venuto fuori una, se volete, tristissima. La gente non viene, alcuni non vengono nel nostro ambulatorio perché venire nell'ambulatorio significa essere povero. Cioè è come darsi un'etichetta di povertà. E oggi siamo. Grazie Walter. Adesso passiamo a una parte un pochino più tecnica. Eccoci. Quindi passiamo al dottor Cappellotta che ci farà un pochino il quadro della situazione della sanità italiana. Quindi in questa prima parte gli chiederemo un po' questo. Partiamo un po' dagli ambulatori solidali. Gli ambulatori solidali, proprio perché, per il fatto di esserci, rappresentano una sconfitta dello Stato. Lo Stato non è in grado di sostenere il diritto alla salute e quindi le persone vengono negli ambulatori solidali. Ambulatori solidali, come saprete, ce ne sono tanti in Italia, direi purtroppo, perché significa che lo Stato non è più in grado di erogare quei servizi che sarebbero un diritto di tutti. Si calcolano 36 miliardi di euro di spesa di proprie tasche dei cittadini italiani, si chiama out-of-pocket, non parliamo più di inglese, per carità, silenzio. Propria tasca, gli italiani tirano fuori 36 miliardi di euro ogni anno per curarsi. Parliamo di un 6,1% di PIL che sarà destinato alla sanità nel 2025, più basso in tutti i paesi OCSE. Parliamo dell'11% degli italiani che rinunciano a curarsi perché non hanno i soldi, perché la prestazione è troppo lontana o perché c'è troppo da aspettare. Un quadro complesso, molto complesso. Fermo restando che abbiamo uno splendido sistema sanitario nazionale, forse uno dei più belli che ci siano nell'universo, nel mondo. Quindi adesso chiediamo al dottor Cappellotta un quadro un pochino più complesso, partendo, che ci dipinga un po' partendo da questi dati. Prego. Grazie carissimo, buon pomeriggio a tutti. Mi scuso purtroppo di aver... Sentite? Sì. Sentite? Sì. Beh, no, volevo scusarmi con i presenti di non essere in presenza, ma come detto poco fa, anche i medici ogni tanto si ammalano. Io, la mia famiglia, mia mamma, mie sorelle, i miei figli. E arrivederci. Qual è il problema? Interesse di tutti di chi? Interesse mio, io mi risolvo la mia salute, ho i miei soldini perché ho il mio bello stipendio e chi se ne importa degli altri? Perché mi interessa di tutti? Guarda, ti rispondo con una cosa provocatoria, ma che parla di soldi. Come quello che abbiamo fatto, abbiamo raccontato lo specifico dell'Emilia Romagna, ma grosso modo è uguale. In tutte le regioni c'è un servizio di elisoccorso, vuol dire che se tu hai un incidente brutto in autostrada vieni a prenderti un elisoccorso con un medico, due infermieri, un pilota e vieni a prenderti anche se tu sei andato a cercare funghi con le scarpe lisce e sei un coglione, insomma, e poi sei scivolato. E quando abbiamo chiesto, quando abbiamo girato questa scena di un signore che era stato dato
che si era perso sui monti della Romagna in elicottero di Ravenna e è andato a prenderlo all'imbrunire, ma se succede di notte vola l'elicottero di Bologna. E tutto questo abbiamo chiesto al direttore della centrale dell'urgenza emergenza che coordina il soccorso, quanto costa? Costa a ogni cittadino dell'Emilia Romagna e quindi a ogni cittadino calabrese, del Trentino, 3,50 euro all'anno. Tu la trovi un'assicurazione che per 3,50 euro all'anno ti garantisce il servizio del soccorso? Credo di no, perché... Questo è un pezzetto. L'altro pezzetto credo che sia una questione ancora più profonda e più radicale. Credo che sia una delle scelte di fondo della società. La salute come diritto, la salute come merce. E questo credo che sia veramente una dicotomia radicale. Poi le cose, come in tutte le società complesse, come in tutte le questioni complesse, si affastellano, il privato e il pubblico si incrociano, ci mancherebbe altro, però forse un po' di pensiero radicale può esserci utile per rimettere al centro le coordinate e capire qualcosa.